vedete il rosso della nostra bandiera per la configurazione a triangolone che si arrampica 1500 metri a testa giù in questo istante. La prima ed unica manovra, il looping, ad essere eseguita da tutti e 10 i pony all'interno della stessa configurazione. Il triangolone punta verso il basso a guadagnare velocità per poi andare a livellare e salire piano su e a giù. Conosciamo meglio il sesto stormo che nasce a Campo Formido nel 36 e di certo in questo alto per con gli occhi e lo sguardo al cielo, preparatevi ed emozioniamoci, ancora i Diavoli Rossi! E adesso a seguire l'F-35 il sesto stormo, il più moderno velivolo, ci saluterà con le baie aperte, un saluto per questo grandioso pubblico, il pubblico dell'airshow di Desenzano. 3, 2, 1, eccolo per noi! Leonardo, è Maurizio, gli equipaggi tornato, un caro saluto a tutti voi e benvenuti al Garde Show! Ed eccoli, post bruciatori accesi, ancora per noi, grande capacità. E un grande applauso per l'F-35 dei Diavoli Rossi, viva il sesto stormo. E tutte queste attività vengono... E mi raccomando, occhi al cielo, un caloroso saluto a voi tutti e soprattutto prepariamoci, sono verso di noi, ancora una volta, 3, 2, 1, eccolo! Punta dritto verso il cielo azzurro per la prima spettacolare apertura. Ed eccola la prima separazione, tre sezioni con il solista al centro che poi dirigerà alla nostra sinistra dalla quale entrerà con la prima manovra del suo programma. Nel frattempo le due sezioni disegnano due gigantesche foglie di quadrifoglio, si chiuderanno proprio al centro davanti a noi, allora è lì che puntiamo le nostre fotocamere perché... caricata per mostrarci come si esegue un tonneau con una formazione da 9 aeroplani. 2.5, 2.40, 2.500 piedi, 240 nodi, indicazioni di altezza e velocità, indicative dell'energia. Schneider.
positiva a 7G, cloche alla pancia, tirare questa virata per mantenere livellata. Circa 10G, si arrampica e lascia spazio all'ingresso della formazione principale dalla nostra destra. Allora è la manovra che vogliamo dedicare in questo 2023 a colui che rimarrà il nostro indimenticato pony numero 5. Un grande applauso al maggiore Alessio Gerzi, che era solito ruotare questa manovra con il suo paricorso, pony numero 4, secondo gregario sinistro, maggiore Oscar Del Do, che ha ruotato quasi di fronte a uno specchio. Dall'altra parte il suo omologo, pony numero 10, maggiore Federico De Cecco, a posizionarsi in coda alla formazione, all'ala del 7 e dell'8, poi linea di fronte a disegnare il calice della pattuglia acrobatica nazionale, che ha toccato nuovamente i 1500 metri, il top del nostro volume di volo nel programma acrobatico, in causa dalla prossima manovra della formazione principale che cerchiamo dritto davanti a noi. Sarà ancora una trasformazione, linea di fronte per i 5 velivoli della linea davanti, poi 3, poi 1, e si accende il nostro tricolore con il triangolo rovescio che croscia la pancia per tutti e 9, si arrampica puntando dritto verso il cielo, alle spalle il solista che si tuffa in affondata a guadagnare velocità, poi sarà anche per lui croscia la pancia per andare a cavalcare su in verticale i fumi del nostro tricolore, inserendosi dal basso nell'apertura dell'Arizona. Ed eccola la separazione dell'Arizona, manovra dedicata ad uno dei luoghi di ritrovo dei primi pionieri dell'acrobazia aerea collettiva tutta italiana, nata in Friuli Venezia Giulia alla fine degli anni 20 del secolo scorso ormai. Guidando la gravità con il motore al minimo, in questo momento sta leggendo la velocità in diminuzione sul suo anemometro, e lui sale, sale e continua a salire fino a fermare e poi invertire il moto della lancetta del suo altimetro. Si lascia letteralmente cadere all'interno dei suoi stessi fumi. Signore e signori, questa era la scampanata di pony numero 11. Dopo la scampanata del nostro solista è arrivato il momento di rinnovare l'emozione. Signori, la scintilla tricolore! La grande emozione di questa manovra sulle note del divenire di Einaudi, cui segue un ricongiungimento particolarmente tecnico con i leader di sezione, Pony 1 e Pony 6, che tracciano la propria traiettoria con il fumo bianco per agevolare il ricongiungimento da parte dei gregari separati in blocchi di quota, formazione che si va ricompattando in allontanazionale tra pochi jet al mondo in grado di eseguire la prossima manovra del solista, ancora una volta in verticale, fumo bianco, questa volta saranno due rotazioni, due avvitamenti e poi silenzio! E allora è arrivato davvero il momento di presentarvelo, questo era il Lomsovac del numero 11 della pattuglia acrobatica nazionale, il nostro solista alla quinta stagione in questo ruolo, un grande applauso al tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Prendere la posizione via i colorati e andiamo su a piramidone, ed eccole il piramidone che si arrampica di nuovo alla top del nostro volume acrobatico, prossimo alla fase rovescia, ma noi guardiamo tutta la nostra destra perché sta arrivando a tutta velocità il nostro solista, fumo bianco, e sarà di nuovo per lui closcia la pancia per inserirsi dal basso nell'apertura della bomba. La chiamata del raggiungimento della boa di testa da pista del nostro leader, poi il suo countdown, e i suoi gregari non se lo lasciano ripetere due volte. Siamo completamente circondati dai velivoli della pattuglia acrobatica nazionale. Allora è arrivato per voi il momento di scegliere il vostro pony preferito, seguirlo in questo mezzo looping seguito da un'affondata inversione in questo istante in volo dritto fino a raggiungere la quota prestabilita, puntare il centro della display, lo facciamo anche noi per l'incrocio mozzafiato della bomba. Un incrocio dall'altra
grado di eseguire questa manovra basica anche in una configurazione ad alta resistenza aerodinamica come quella con carrello estratto e flap take-off MB 339 delle frecce tricolorerà e risponderà ad una delle domande più ricorrenti dei nostri appassionati: qual è la distanza minima tra un MB 339 e l'altro? Allora eccola la foto del giorno al ventre tricolore dei nostri macchini. Sintesi di capacità tecniche tramandate di pilota in pilota e di caratteristiche di volo del velivolo. Signore e signori, questo era lo spettacolare volo folle. Desenzano, lacrime sugli occhi e brividi lungo la schiena per i 5 chilometri del tricolore più lungo del mondo di fabbrica. Il miglior saluto per tutti voi presenti qui oggi a Desenzano, prima che le frecce tricolori facciano rientro alla base di Ghedi.
avanti da ricercare. Ed eccola, di fronte a voi, la Leone 01. Vi ricordo che l'equipaggio non vi può sentire, ma vi può vedere. Facciamo ancora vedere una volta il calore di questo meraviglioso pubblico. E ringraziamo gli uomini e le donne. Extra 3, 2, 1, foto ora! Incrocio che chiude in basso la manovra del cardioide, poi sezioni a bastone, ovvero velivoli in fila indiana con i 5 della linea davanti a destra che eseguono un looping,